Un secondo posto che in vista del campionato è prezioso, direi. In più che il secondo posto è per calare quelle, tutte le persone che hanno parlato di Berlino, abbiamo vinto illegale, abbiamo provato oggi che la macchina era veloce e che Berlino è stata una squalificazione completamente fuori di quello che io ho pensato che era giusto, e proviamo oggi che la macchina è veloce e possiamo vincere ancora. Ma credo che chi ha seguito la Formula E, avendo visto tutti i vostri risultati lungo un anno intero, non è molto giusto dire così. Questa è la mia opinione, ovviamente. Sì, ma sai cos'è? Berlino è stata una gara molto particolare con il Tempelhof, questo che abbiamo provato adesso. E hai gestito bene il pit stop, sei riuscito a sorpassare Vergne e poi ci hai provato anche con Nelson. Sì, il secondo sito è stato molto buono, qui è molto difficile da sorpassare, in una pista molto difficile come Monaco, track position è molto, molto importante, e dopo che io ho passato Vergne potevo andare per trovare Nelson, arrivato 1.6 secondo, ma aveva la possibilità, io avevo l'energia, aveva il kilowatt hour, l'energia per fare l'attacco finale, ma in più aveva troppo, la batteria era troppo caliente, la temperatura della batteria era troppo alta, e questo che mi è fermato nell'ultimo 3-4 giri. Problemi di questa temperatura soltanto con la seconda macchina o anche con la prima? No, solo con la seconda. Ma strano, perché erano uguali? È un giro di meno la seconda macchina, ha fatto 18-17, questo non lo so perché. Adesso come prevedi Londra per te? Londra ce l'hai due gare, tutto puoi sorpassare, abbiamo qualche un secondo posto è, per noi è... Se Nelson non arriva a una gara, un secondo posto è giusto per arrivare al punto del campionato, per questo tutto è aperto.